L'Asus Transformer I/O P1810 è sicuramente uno dei prodotti più caratteristici di questa edizione 2013 del CES di Las Vegas. Guida tutto Windows 8, guidano tutto i tablet, guidano tutto gli all-in-one. Questo è un prodotto davvero particolare. Lo vediamo subito. Sembra un all-in-one. C'è un'unità ottica qua dietro, c'è uno schermo Full HD da 18.4 pollici LED. C'è la tastiera wireless con un mouse, quindi una classica configurazione da all-in-one. Con schermo ovviamente touch. Quali sono le novità? In realtà sono due qua. Uno è che se premiamo un tasto blu posizionato qua a lato, si passa dal processore Core i7 del desktop al processore Tegra 3 inserito dentro lo schermo. Quindi viene caricato Android, perfettamente funzionante, liscio, usando il processore ARM. Qualcuno l'avrà sicuramente notato, questa cornice qua nera riconduce molto a un tablet, perché effettivamente questo all-in-one è anche un tablet gigantesco, un tablet da 18.4 pollici, Full HD, con Android a bordo, che può richiamare anche, tramite un software di controllo remoto, il sistema operativo Windows 8 caricato sull'all-in-one, che viene quindi virtualizzato e mostrato in streaming direttamente dall'all-in-one centrale. Una soluzione praticamente integrata con Android, Windows, tablet, desktop.